Se ne va molto bene Everton, superiorità numerica del Ciampino, palla sul secondo palo di Mattarocci ma non ci arriva, troppo in ritardo. Terron scambia con Quagliarini. Rischia qualcosa qui Terron, Everton, la palla rimane lì, Terron può andare, Terron! 1-0 dell'Ardenza Ciampino a 18:52. De Vincenzo, Terlizzi. Terlizzi fa tutto da solo. Va a servire Mattarocci, Terlizzi! Triangolazione perfetta per il gol del 2-0 della Correia Junior. Bruno Rossa di Matteo accorcia le distanze. Il giocatore con la maglia numero 10. Bruno Rossa murato da Terron, poi la palla rimane lì, non ci crede Bruno Rossa, Terron sì, sul secondo palo l'autogol. L'autogol di Marcelinho per il 3-1. Marcelinho. Palucci, Marcelinho, Correia, poi il destro di Vailati ed è il 4-1. Vailati, una sentenza per la Real Dem, il cuore di Vailati. Marcelinho per Bruno Rossa, Marcelinho va con il destro, stava arrivando Palucci, De Vincenzo, il pallonetto, Enzo De Vincenzo, il 5-1 e va a abbracciare tutti in panchina. Adesso Junior sbuca all'ultimo, va a servire, poi entra in porta benissimo la Real Dem che sigla il gol del 5-2 con Correia servito da Marcelinho e si festeggia sulla panchina del Ciampino perché la vittoria è vicinissima, la vittoria è quasi una certezza. Attenzione qui a Junior, gran gol di Junior, sorride Vailati che adesso di secondi ne restano 4 tutti dentro, ma ovviamente nella propria metà campo, quella del Ciampino, di testa Everton, lungo De Vincenzo, suona la sirena, il Ciampino è in semifinale della Final 8 di Coppa Italia di Serie B, batte continua a festeggiare il Ciampino, recrimina la Real Dem che è stata eliminata. Mister Arquilla, una partita storta, non avevate mai perso in questa stagione, cos'è successo oggi? Evidentemente abbiamo trovato un avversario che oggi ha dato il meglio, ha giocato meglio di noi e ha meritatamente vinto la partita, una partita secca, l'hanno preparata meglio e sono stati più bravi. Ecco, in particolare in cosa vi ha messo in difficoltà il Ciampino? Ma io l'avevo detto, loro sono una squadra molto molto organizzata, compatta e hanno fatto bene sia la fase difensiva sia la fase offensiva, sono andati in vantaggio, hanno gestito bene il vantaggio, poi sul 2-0, poi abbiamo provato col portiere in movimento ma non è andata bene. Grazie mister, ti salutiamo, ti mandiamo con i tuoi ragazzi, accogliamo qui Mauro Micheli, stretta di mano tra i due tecnici. Mauro, si può parlare di partita perfetta oppure una semplice partita del Ciampino? No, una partita perfetta no, abbiamo fatto degli errori, però è inevitabile, penso che non esiste niente di perfetto. Però sì, siamo andati sicuramente bene, sono contento della prestazione della squadra, fa piacere sentire un tecnico che insomma fino ad oggi ha vinto tutte le partite con una pareggiata dire che è stata preparata bene. In effetti l'abbiamo preparata in una maniera minuziosa, ci tenevamo a far bene, anche perché comunque sia Real Dem è un po' i galloni della squadra migliore di tutta la categoria, quindi volevamo anche levarci la soddisfazione, avere una partita da raccontare quando si fa cena, insomma, no? Che uno dice abbiamo quel giorno in cui abbiamo fatto un'ottima gara e abbiamo vinto. Però tutto questo è vero fino a un certo punto, nel senso che poi dopo noi siamo venuti qua per cercare di fare il meglio, quindi oggi siamo contentissimi di questa vittoria, per carità, però non è che da 3 punti, cioè se domani perdiamo oggi non abbiamo fatto niente, quindi dobbiamo pensare alla gara di domani e se dovesse andare bene anche quella di dopodomani, e poi alla fine di quella di dopodomani, se ancora stiamo festeggiando vuol dire che siamo stati bravi 3 volte.
Senti, forti anche a livello di testa, avete sbloccato la partita, avete sofferto ad inizio secondo tempo, poi siete riusciti a trovare il raddoppio, pressavate quando loro uscivano col portiere, poi siete tornati indietro per difendervi bassi, insomma un ciampino camaleontico. Sì, abbiamo fatto difesa 1 e difesa 2 appunto per alternare, sinceramente ci basavamo pure se stava dentro o meno Junior, perché comunque sia, altrimenti comunque diventa difficile fare un tipo di difesa. Abbiamo cercato sì di andare un po' incontro alle esigenze loro e di giocarci contro, insomma, scusa il gioco di parole, però è inevitabile, cioè se uno vede il quintetto che avevano loro, i quattro di movimento inizio partita, è una due di medio alta classifica, insomma, Bruno Rossa, Marcelinho, Junior e Correia, insomma, tutto rispetto, assoluto rispetto, quindi non potevamo pensare di fare la partita che facciamo di solito con difesa alta tutta la partita a tutto campo, avremmo peccato di presunzione, non saremmo stati umili, e se non sei umile a questo sport non vinci mai.